Dopo 10 giorni di superamento della soglia di allarme, sabato e domenica le polveri sottili a Como erano tornate sotto il livello di guardia, 50 microgrammi al metro cubo. Se anche ieri le centraline avessero registrato una concentrazione uguale o inferiore a 50, il comune di Como avrebbe ritirato le misure antismog introdotte venerdì scorso per tamponare la situazione di emergenza. E invece, i dati diffusi oggi dall'ARPA dicono che ieri le polveri sottili nell'area comasca non sono solamente aumentate, ma sono letteralmente schizzate alle stelle. Dai 48 microgrammi al metro cubo di domenica ai 105 di ieri, più del doppio rispetto al valore limite di 50 microgrammi. Evidentemente, uffici e scuole chiuse durante il weekend avevano fatto abbassare le polveri, ma lunedì, con la riattivazione dei riscaldamenti e il traffico in aumento, l'aria è tornata ad essere irrespirabile. Ciò significa che l'emergenza continua e che le misure antismog non verranno ritirate per ora. Resta in vigore a Como quindi il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 3 dalle 8.30 alle 18 per i privati e dalle 7.30 alle 9.30 per i veicoli commerciali, l'abbassamento dei riscaldamenti di un grado da 20 a 19 e la riduzione di 2 ore da 14 a 12 della durata giornaliera di attivazione degli impianti. Polveri oltre i livelli di guardia anche a Cantù 96 microgrammi al metro cubo e a Erba 71 microgrammi al metro cubo. Bisogna continuare a parlare del problema inquinamento e delle possibili soluzioni, commenta l'assessore all'ambiente del comune di Como, Bruno Magatti. Servono misure che producano effetti nel medio termine e che devono entrare nella testa delle persone. Con piccoli comportamenti quotidiani, con scelte individuali o di condominio, si può fare molto. Si tratta di investimenti che si ripagano nel tempo, poiché le bollette poi scendono. E ancora, conclude Magatti, spero si tornino a fare alcune scelte di investimento, anche in materia di teleriscaldamento.